A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, benvenuti e grazie per esservi collegati. Nel webinar di oggi sul Covid-19 il tema sarà quando dimettere il paziente, quali sono i criteri e le modalità per la continuità assistenziale. Interverranno il dottor Giuseppe Cipolla dell'unità operativa complessa di pneumologia ASST Lodi, la dottoressa Sara Forlani dell'unità strutturale complessa medicina a bassa intensità ASST Lodi. Vi ricordo che eventuali domande ai relatori possono essere inserite nell'apposita sezione. Passo la parola al dottor Cipolla. Buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori per l'invito all'evento. E partiamo subito con la presentazione. Noi lavoriamo a Lodi, ci siamo già sentiti, chi ha già assistito alle precedenti presentazioni ci ha conosciuto, siamo uno degli ospedali, la prima SST a essere interessata dal problema Covid, e quindi siamo a 2 mesi dall'infezione, dall'inizio della pandemia. Chiaramente abbiamo diverse persone ormai dimesse in vario modo. Adesso vedremo appunto qual è il problema del paziente che viene dimesso e soprattutto quando dimetterlo. Ma dimetterlo da dove? La dimissione, ok, del paziente ricoverato, quindi abbiamo un percorso per la dimissione del paziente ricoverato che abbiamo dovuto creare. Quindi il paziente che esce dal ricovero esce perché è clinicamente guarito e quindi noi abbiamo un'assistenza domiciliare Covid strutturata apposta per la pandemia, che viene attivata e viene attivata una sorveglianza virologica, poi vedremo come. Però i pazienti vengono dimessi anche in avanzata fase di guarigione, non guariti completamente, condizioni quindi stabilizzate, sintomatologia in remissione, con un emogasso, una saturimetria, comunque in miglioramento rispetto all'ingresso, con la possibilità anche ed eventualmente di attivare un ossigeno terapia domiciliare, giusto per valutare poi nel tempo, in un breve tempo, la sua necessità. E poi attiviamo la telesorveglianza o telecovid, di cui ci parlerà poi la dottoressa Fornani. E altro problema invece della dimissione del paziente dal pronto soccorso o dagli ambulatori strutturati Covid che noi abbiamo organizzato per trattare i pazienti meno gravi, tra virgolette, quelli che hanno un rischio lieve di peggioramento. E chi ci ha seguito in passato possiamo dire che corrispondono ai pazienti fenotipi 1 e 2, cioè ai pazienti che hanno sì sintomi, ma senza insufficienza respiratoria, con un airway extorace nei limiti, cioè senza evidenza di polmonite, oppure pazienti con sintomatologia con positività all'airway extorace o allega di un'ipossemia lieve. E anche in questo caso, se il paziente è stabile, può essere dimesso in telesorveglianza. Come la definizione del paziente clinicamente guarito è il paziente appunto in cui la sintomatologia scompare, si ha una risoluzione anche dell'insufficienza respiratoria, ma il soggetto può risultare ancora positivo al test per la ricerca, al tampone nasofaringeo per la ricerca del Covid-19. Come vedete, non si parla mai di radiografia o di TAC, perché la guarigione radiologica è di solito molto più lunga rispetto alla guarigione clinica. Il paziente guarito invece sì, è colui che risulta negativo a 2 test consecutivi per la ricerca del virus a livello nasofaringeo, eseguiti a 24 ore di distanza uno dall'altro. Mentre il paziente ricoverato in fase di avanzata guarigione clinica è un paziente che ha determinate caratteristiche, cioè anche lui la sintomatologia è in via di scomparsa, soprattutto la febbre, deve essere assente da 3 giorni, clinicamente stabile, non deve avere comorbidità severe e soprattutto deve avere delle adeguate condizioni sociali in cui poter tornare a vivere. Chiaramente, come abbiamo detto, persistenza di sintomi lievi, alterazioni emogasse analitiche moderate, perché, come abbiamo detto, possiamo dimettere pazienti che non hanno ancora raggiunto una stabilità emogasse analitica in ossigenoterapia. Mentre per quanto riguarda i pazienti dimessi dal pronto soccorso, questa è tutt'altra cosa, perché sono pazienti che, come sappiamo, sono di recente diagnosi, quindi sono pazienti che potrebbero anche andare incontro ad aggravamenti, quindi devono essere seguiti in modo più accurato.
Quindi parliamo di pazienti, come abbiamo detto, che possono avere solo febbre, solo sintomi, senza insufficienza respiratoria, con radiografia torace nei limiti. Quindi questi pazienti vengono valutati in PS o in un ambulatorio dedicato, creato apposta nelle nostre aziende, in cui se non c'è polmonite, se non c'è ipossemia alla vega, se il walking test è normale, cioè non c'è una caduta della desaturazione del 4% e il paziente è stabile, possiamo dimetterlo in autoquarantena in attesa dell'esito del tampone. Possiamo attivare anche la telesorveglianza. Abbiamo la possibilità già di stabilire una terapia, di solito in questi pazienti, azitromicina e idrossiclorochina. Nei pazienti invece un po' più gravi, in cui appunto la radiografia del torace si dimostra un addensamento di tipo infettivo, interstiziale, bilaterale o allega una lieve ipossemia, possiamo anche in questo caso valutare il paziente con dei criteri molto semplici, sempre un'ega in cui la situazione, l'ipossemia è relativa e si basa soprattutto a giudizio del clinico, perché va valutata anche in base all'età del paziente, alle sue comorbidità, però in generale diciamo che deve avere una saturazione intorno ai 94 e un P su F ottimo sopra i 300, in un quadro indicativo, ecco, di un minimo interessamento del polmone visibile anche all'eco che ne facciamo, e un walking test che comunque mi consente di mettere il paziente in tranquillità. Se in questo caso attiviamo sicuramente la telesorveglianza, telecovid, possiamo prescrivere terapia, l'antivirale in associazione all'idrossiclorochina. E la TS di Milano ci viene incontro rendendo più semplice la prescrizione dell'ossigenoterapia domiciliare in questi pazienti, in quei pazienti che ne hanno bisogno, grazie a un modulo e un'attivazione particolare, temporanea, che vedete nella diapositiva, e in base alla valutazione del paziente, che ci consiglia sempre ATS, sia che sia in post-dimissione o che sia valutato negli ambulatori o in PS, negli ambulatori COVID, noi decidiamo in base alla situazione clinica del paziente, come abbiamo detto, in base alla sua saturazione, se poter dimetterlo anche con l'aiuto di un'ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido. Questo è l'indirizzo che noi attuiamo nei nostri pazienti: paziente dimissibile, ok, viene valutato se le sue condizioni abitative e sociali sono adeguate, sì, allora si comunica la dimissione alla nostra azienda, a un ufficio preposto, e se necessario si attiva la telesorveglianza, se il paziente non è stabile o se ha bisogno di più controllo, si attiva la telesorveglianza, poi vedremo come, e noi possiamo quindi seguire il nostro paziente dimesso da casa e fornirgli tutte le istruzioni sull'isolamento domiciliare. Possiamo dimetterlo. Se il paziente non è della nostra SST, sempre la nostra azienda avvisa un servizio apposito territoriale della TS che si occupa di trovare questo paziente e di farlo seguire presso la SST di competenza. Quindi diciamo che il nostro paziente che viene dimesso in isolamento per 14 giorni, attivando tutti i nostri servizi di assistenza domiciliare, avvisando il medico di guardia, eventualmente la telesorveglianza, viene mantenuto in follow-up, l'assistenza domiciliare organizza il controllo del tampone, viene fatto a 14 giorni, eventualmente ripetuto se positivo, una volta negativizzato il paziente può rientrare in comunità e uscire dall'isolamento. L'isolamento domiciliare è stabilito a livello lombardo da delle regole della TS, anche a livello di Milano della TS, è obbligatorio e stabilisce delle regole che penso molti di noi ne sono a conoscenza. Insomma, il paziente deve rimanere isolato in un luogo, deve avere una casa idonea prima di tutto per poter essere dimesso, quindi deve poter utilizzare un bagno separato dagli altri o comunque pulirlo regolarmente. Insomma, il paziente viene educato ad autoisolarsi, deve evitare assolutamente il contatto con altre persone esterne alla famiglia. E qui ci viene in aiuto appunto la sorveglianza virologica, che viene attuata grazie a un'organizzazione che la nostra azienda ha istituito, potenziando soprattutto l'assistenza domiciliare, e provvede quindi a contattare i pazienti
a sincerarsi che il paziente attui le manovre di isolamento e a chiamarlo quando sarà l'ora per venire a fare il tampone di controllo. Se il doppio tampone dà esito negativo, ricordiamo che per essere considerati guariti ci vogliono due tamponi, uno a 24 ore di distanza dall'altro negativi, viene rilasciato una certificazione per il termine della quarantena nei soggetti Covid positivi. Io ho finito la mia presentazione e adesso passo la parola alla dottoressa Forlani, che ci parlerà in modo più appropriato proprio delle modalità per la continuità assistenziale e soprattutto la telemedicina. A te, Sara. Eccomi, buongiorno a tutti e di nuovo grazie per l'invito. Allora, io mi concentrerò sui criteri e più che altro sulla modalità per la continuità assistenziale. Qualche lavoro sulla telemedicina in contesto Covid-19 è già emerso. Più che altro da questi lavori emerge quale può essere il ruolo della telemedicina e quanto può essere importante per mantenere in sicurezza sul territorio questi pazienti, in loro sicurezza clinica e in sicurezza per il resto della comunità, cercando di evitare fonti di contagio quali possono essere gli ingressi in ambienti comunitari e quindi anche nell'ospedale. Da questi lavori emergono i vantaggi del seguire questi pazienti in telemedicina e quindi la possibilità di seguire una larga fetta di popolazione, la possibilità di fare triage più automatizzati possibili, la possibilità di tenere sul territorio e quindi di dare servizi supplettivi quando la capacità di accoglienza dell'ospedale non è adeguata per emergenza in corso e il vantaggio di diminuire i contatti interpersonali. Sempre da questi lavori emerge quali devono essere gli strumenti a disposizione del paziente e del sanitario in ambito di telecontrollo e quindi viene data indicazione di valutazione della temperatura, delle condizioni generali, della frequenza respiratoria, della eventuale dispnea, difficoltà respiratoria, della tosse, dell'assetto orofaringeo e delle adenopatie laterocervicali. Questi lavori parlano di videocontrollo e quindi telecontrollo, ma anche basato sulla incontro mediatico, chiamiamolo, dell'operatore e del paziente. Seguendo un po' questi criteri, con l'aiuto di due organizzazioni importanti, Zucchetti S.p.A., che ci ha supportato per la parte informatica, e Medici Senza Frontiere, che ci hanno supportato per la parte di organizzazione e permeazione di questo sistema all'interno del nostro ospedale, abbiamo messo insieme quello che è il nostro servizio di telesorveglianza, telecovid, andando su quelle popolazioni target che ha descritto prima bene il dottor Cipolla, dimessi da aree di degenza, dimessi da pronto soccorso, dimessi dall'ambulatorio, da quegli ambulatori che ha descritto, che abbiamo chiamato ambulatori pre-Covid, diagnosi e terapia precoce nel Covid. Quali sono gli strumenti tecnologici e strumenti umani che sono in gioco? Sicuramente il software, questo ZCare che noi abbiamo adottato, il paziente ha a casa un saturimetro, un termometro, uno sfigmomanometro, viene istruito all'automisurazione della frequenza respiratoria e deve compilare un questionario di sintomi. In questo modo noi avremo saturazione, frequenza cardiaca, temperatura corporea, pressione e gli chiediamo obbligatoriamente la sistolica, frequenza respiratoria e sintomi che poi vi farò vedere. Tutti questi dati entrano sicuramente in un software, ma che deve essere gestito dalla centrale di telesorveglianza.
la centrale di telesorveglianza ha davanti a sé l'andamento complessivo della popolazione che sta studiando, che sta telesorvegliando. Può fare su questa popolazione un triage in funzione dell'entità dei sintomi, e quindi un triage che abbiamo diviso per codici colore, ma è indispensabile che al posto dell'occhio clinico che io uso quando ho davanti un paziente nell'ambulatorio, si diventi esperti su quello che abbiamo chiamato orecchio clinico, e quindi nel dialogo col paziente dall'altra parte del telefono. Noi non abbiamo la possibilità di fare la videochiamata, ma solo la chiamata. La collaborazione stretta all'interno della centrale di sorveglianza tra operatori di centrale, infermieri e medici di centrale a disposizione dell'infermiere quando necessario, e la collaborazione tra centrale e servizi territoriali di accesso a domicilio, 112 o unità territoriali, in Lombardia si chiamano USCA, unità speciali di continuità assistenziale. Queste collaborazioni sono fondamentali per dare l'aiuto giusto al paziente giusto nei tempi corretti. E poi una capacità di analisi dei dati raccolti per correggere eventualmente il tiro in caso emergano delle imperfezioni in tutto il sistema. Questo è il questionario che il paziente compila due volte al giorno. Il paziente può autocompilarlo accreditandosi al portale ZCare, e questa è la regola per almeno 4/5 dei pazienti che abbiamo telesorvegliato. Questo questionario indaga la tosse, indaga la faringodinia, la dispnea genericamente e poi in condizioni differenti, mentre cammina in piano, si veste, mangia, parla, a riposo o a letto, la febbre, la cefalea, le artralgie e le mialgie, lo stato generale, la stanchezza, i sintomi gastroenterici, diarrea, vomito, perdita di peso, poco appetito, sensorio, confusione, vertigini, alterazione di gusto o di olfatto. Il paziente compila due volte al giorno rispondendo sì o no a tutte queste domande. Questo questionario precompilato dal paziente si unisce a quei parametri vitali che avevamo visto prima, che il paziente carica sul portale. Abbiamo da questa settimana a disposizione una comunicazione Bluetooth tra saturimetro e sistema informatico. Quindi frequenza respiratoria e saturazione vanno in automatico sul portale quando il paziente indossa il saturimetro. Il paziente deve poi caricarmi da solo la temperatura corporea, la pressione e la frequenza cardiaca, ce l'ho dal saturimetro in automatico. A questo punto esce uno score colore che mette dentro i dati del questionario e i parametri vitali. Questa è la schermata che un infermiere si trova davanti quando apre il portale ZCare. E quindi, primo pomeriggio di oggi, alla mia apertura del portale, io ho visto che c'erano 4 pazienti, vi ho oscurato i nomi, in codice rosso. Perché in codice rosso? Perché avevano uno dei parametri vitali, uno o più parametri vitali in codice rosso, oppure avevano 2 o più domande del questionario in codice colore. Abbiamo la situazione di questi pazienti, codice rosso, codice giallo, codice verde, codice bianco. Codice bianco, nessuna alterazione, codice verde, giallo e rosso, alterazioni secondo quella scala parametri che abbiamo visto prima. Vedo poi nella seconda colonna visibile quando il paziente ha inserito i parametri e quindi quanto sono vecchi rispetto a quello che sto leggendo, e la colonna di destra è l'operatore che sta gestendo il paziente e quindi che lo chiama e quanto tempo fa l'operatore ha contattato il paziente. La regola è un contatto al mattino, un contatto al pomeriggio,
per tutti i pazienti in codice colore che devono essere chiamati a casa. Perché devono essere chiamati a casa? Questa è la schermata tipo invece di un singolo paziente. Quindi il mio paziente è in esame in questo momento, io so che il 24/4, cioè questa mattina alle 8:33, non aveva febbre, anzi era ipotermico, come abbiamo notato capita a tanti di questi pazienti, una saturazione buona, 95 di saturazione, 83 di frequenza cardiaca, 18 di frequenza respiratoria, non aveva misurato la sistolica oggi. Vediamo una schermata generale del suo andamento. La tosse è un sintomo persistente ormai da giorni. La dispnea era stata presente nei giorni scorsi, per qualche giorno non c'è stata e invece da ieri la vediamo presente mattino, pomeriggio e di nuovo questa mattina. Non ho potuto fotografarvi tutti i sintomi perché non mi ci stavano nella schermata, ma questo è il quadro di massima che un infermiere si trova davanti. È un paziente in codice rosso perché ha tre sintomi rossi, per cui l'infermiera lo chiama e fa una seconda valutazione, cioè dopo una valutazione generale dello stato di salute e chiedendogli le caratteristiche della sua febbre, se ce l'ha, fa una valutazione respiratoria, li chiamiamo test da campo domiciliari. E quindi la numerazione da 1 a 20, contando le pause respiratorie, il tempo di apnea senza tosse inferiore o superiore ai 10 secondi, e poi gli fai un breve test del cammino domiciliare, valutando il grado di desaturazione dopo 30 passi di cammino. Tutto questo al telefono. Vi assicuro che la competenza dell'infermiere nell'ascoltare il respiro del paziente durante questi test da campo fa la differenza. E poi vi presenterò molto brevemente qualche caso su cui ha fatto la differenza. Mettendo insieme questi test da campo, l'infermiere elabora un secondo codice colore. Quindi può confermare il codice rosso, oppure trovare un codice che da rosso passa a giallo o da rosso passa a verde. E quindi prenderà delle decisioni su che cosa fare. In questo momento, quali sono le decisioni? Scusate, se il codice è rosso-rosso, quindi era un paziente che desaturava con tanta tosse e tanta dispnea e ai test da campo a pause nell'eloquio per meno di 10 numeri o per meno di 5 numeri, a tosse dopo 5-7 secondi di apnea, desatura camminando, l'infermiera è autorizzata a chiamare il 112 su un canale riservato e mandare il 112 a casa del paziente. Se invece i codici colore risultano in giallo o in verde, si confronta col medico di centrale per valutare se mandar fuori un'unità ospedaliera o se risentire il paziente a breve giro, magari a 2 ore o a 4 ore, per riproporre una valutazione telefonica. Al primo pomeriggio di oggi, noi avevamo oggi in monitoraggio 254 pazienti. Come vedete, la metà di questi, dal cerchio che si vede sotto, sono in codice bianco, per cui sono pazienti di cui l'infermiere può andare a valutare parametri vitali e sintomi, ma non si aspetta di dover compiere nessuna azione. I pazienti invece per un quarto sono in codice verde, poi abbiamo un piccolo spicchio in codice giallo e in codice rosso, 22 pazienti gialli, 18 rossi, e poi abbiamo una quota di pazienti in codice azzurro che hanno dati troppo vecchi, per cui l'infermiera chiama per chiedere se hanno mancato un inserimento o se è successo qualcosa. Un'attenzione particolare va data a quei codici bianchi, che sono bianchi perché gli è stato attivato l'ossigeno e quindi non desaturano, ma post attivazione ossigeno. L'abilità dell'infermiere di centrale
è tenere monitorati questi pazienti nonostante siano bianchi, perché l'ossigenoterapia domiciliare potrebbe mascherare condizioni cliniche peggiorative che non stanno emergendo. E questo abbiamo proprio visto, che affinare l'abilità degli operatori di centrale permette di cogliere peggioramenti clinici che potrebbero essere mascherati o latenti. Faccio fatica ad oggi a darvi un'analisi precisa di tutti i pazienti seguiti finora in telesorveglianza. Ho portato un'analisi parziale, stiamo analizzando meglio i dati. Di 57 pazienti valutati la settimana scorsa in ambulatorio pre-Covid, diagnosi precoce di Covid, 16 sono stati mandati direttamente in pronto soccorso perché non ritenuti idonei per una dimissione dall'ambulatorio verso il domicilio, perché, come va detto prima il dottor Cipolla, desaturavano da sforzo già in ambulatorio, oppure avevano un'emogasanalisi che, tenendo conto di PaO2, PaCO2, lattati, pH, non convinceva, e quindi sono stati mandati diretti in pronto soccorso. Di questi inviati in pronto soccorso, 14 sono stati ricoverati, 2 sono poi stati dimessi di nuovo in telecovid. Dei pazienti valutati in ambulatorio, quello è il regime terapeutico applicato a domicilio, per la maggior parte azitromicina e idrossiclorochina, 7 pazienti lopinavir idrossiclorochina, 6 pazienti darunavir idrossiclorochina, 3 pazienti con la sola idrossiclorochina, perché avevano già fatto la azitromicina su indicazione del medico di medicina generale al domicilio. In una settimana di osservazione di questi 57 pazienti rinviati a domicilio, 51 hanno avuto il decorso come atteso, cioè positivo. Per 7 di questi 54 abbiamo attivato ossigenoterapia domiciliare a basso flusso. 3 pazienti invece sono stati intercettati come in corso di peggioramento, gli è stato attivato il trasporto in ospedale, 2 di questi pazienti sono stati ricoverati, 1 è tornato al domicilio dopo accesso in PS. Con questa diapositiva avrei finito, vi sottolineo però quanto l'abilità del fattore umano condizioni il buon risultato di una centrale di telesorveglianza. Parametri normali, desaturazione lieve sotto sforzo, giovane donna, dispnea all'eloquio, enumerazione da 1 a 20, interrotta a 7 per colpo di tosse e dispnea. L'infermiera gli ha chiesto com'era l'andamento nelle ultime ore, la paziente ha descritto un andamento peggiorativo delle ultime ore. L'infermiera ha chiesto se aveva disturbi agli arti inferiori, la paziente ha negato. Il confronto col medico faceva sospettare qualcosa che andava oltre il normale decorso Covid. Inviata in pronto soccorso, mandata a casa. L'infermiera non era convinta, continuava ad essere dispnoica, si è riconfrontata a distanza di 8 ore con il medico, reinviata in pronto soccorso, embolia polmonare. Quindi l'orecchio clinico è sicuramente tanto importante quanto la buona qualità di un software. Un software non sostituisce un medico e un infermiere che abbiano acquisito esperienza nella gestione di questa malattia. Questa è la nostra esperienza che voglio portare a voi e che sicuramente sarà oggetto di approfondimento e indagini via via che potremo analizzare tutti i numeri dei pazienti conclusi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottoressa Forlani e dottor Cipolla. È arrivata una domanda, un partecipante chiede qual è il carico di pazienti per ogni infermiere in turno?
Noi abbiamo regolarmente 7 giorni su 7 7 infermieri di centrale presenti, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Durante la notte abbiamo fatto un accordo con il 112, per cui in questo momento abbiamo 249 pazienti, 249 diviso 7 a 2 mesi dal Covid, faccio fatica, mi viene in mente 7 per 4, 28, una trentina. 25. Grazie. Un'ultima domanda appena arrivata. Nel 15-20% dei pazienti con 2 tamponi negativi si trova positività dopo qualche giorno. Cosa fare? Questo del tampone è sempre un problema molto, molto, molto discusso. Infatti, se si guarda anche la letteratura cinese, i cinesi mettevano 5 tamponi prima negativi per avere la diagnosi di guarigione. Comunque, cosa fare? E questo è un grande problema, è sempre lì, siamo sulla clinica. Allora, è chiaro che bisogna dare delle regole di ingaggio, la clinica che migliora, il paziente che è guarito clinicamente, con 2 tamponi negativi, una volta che è guarito e una volta che i tamponi sono negativi, a 24 ore di distanza uno dall'altro, è di solito una buona sicurezza. È chiaro che se di solito questi problemi si hanno col paziente che è ancora sintomatico, che ha ancora dei problemi e i tamponi sono negativi e poi può essere che se ne positivizzi un altro. Per cui la diagnosi, come parlavamo la volta scorsa, la diagnosi della malattia, dell'infezione da Covid, è una diagnosi che ha un'alta sensibilità se fatta associando la clinica alla radiologia. E poi viene il tampone, per cui sono 3 cose che devono andare di pari passo, quindi non ci si deve fidare del tampone negativo se c'è ancora la clinica, mentre invece se la clinica scompare e il tampone è ancora positivo, il paziente probabilmente è guarito clinicamente, quindi dobbiamo solo attendere che si negativizzi. Però il messaggio che deve passare è che il tampone da solo non fa la malattia la fa la clinica associata alla radiologia e poi eventualmente al tampone. Quindi non fidarsi mai di un tampone ripetuto anche più volte negativo, perché io che faccio le broncoscopie nel nostro reparto devo dire che effettivamente ci sono capitati pazienti con 3 tamponi negativi e poi broncoaspirato positivo. Per cui il tampone ha dei limiti e non deve essere quello che guida la diagnosi. È un aiuto valido, deve esserci, perché spesso e volentieri la terapia lo richiede, certi tipi di terapia richiedono la positività, ma la diagnosi va fatta, ripeto, prima con la clinica e assieme alla radiologia e poi il tampone. Grazie, dottor Cipolla. C'è un'altra domanda. Attuando terapie domiciliari non validate su larga scala, avete avuto effetti collaterali importanti? Rispondo prima io. Beh, allora, effetti collaterali importanti, nel senso che ci sono stati, almeno dei nostri pazienti, effetti più che altro gastrointestinali relativamente importanti, però insomma dei disturbi, ecco, cose molto gravi io non ne ho mai viste. Abbiamo visto dall'allungamento del tempo del QT in certi ECG, però grazie al cielo senza poi danni o per il paziente. Essenzialmente ben tollerate, ecco, a parte problemi gastrointestinali dagli antivirali. Tu, Sara? Sì, se devo unirmi, un po' di problemi gastrointestinali sì, QT lungo ma senza un corrispettivo clinico e comunque QT non eccessivamente lunghi, qualche reazione eritemato edematosa dell'estremità con l'idrossiclorochina. Non le reazioni allergiche diffuse, se non una sola su 250 pazienti più o meno, ma reazioni eritematose localizzate in prevalenza estremità. Grazie. Ultima domanda. Qual è l'attendibilità della telemedicina nel paziente anziano con comorbidità cardiopolmonari?
Questo è uno dei criteri, diciamo, di selezione del paziente anche presso l'ambulatorio. La presenza di un caregiver ci aiuta molto. Abbiamo avuto anche dei pazienti, non solo anziani, ma anche stranieri, con difficoltà di compilazione, lì ci siamo affidati al caregiver. Quindi l'età avanzata in presenza di un caregiver non condiziona molto. Il paziente non abile all'autocompilazione del questionario viene contattato 2 volte al giorno per compilare il questionario, e quindi la abilità informatica può essere superata in questo modo. Invece la comorbilità cardiopolmonare sicuramente condiziona tanto. È uno dei criteri di allarme che viene messo dopo la visita ambulatoriale o dopo il PS, perché certamente un 93 di saturazione nella giovane donna senza patologie associate non ha nessuna confrontabilità col 93 di saturazione del paziente noto per VPCO. Inizialmente avevamo pensato di escludere proprio dalla telesorveglianza i pazienti con comorbilità cardiologico-pneumologica che potessero ingannare l'abilità della centrale di telesorveglianza. Poi abbiamo visto che affinando l'operatore, quindi l'orecchio umano, e dandogli tutti gli elementi di patologie associate, terapie associate, confronto con il medico, il margine di errore dell'operatore diminuisce molto. Dobbiamo ancora analizzare nel preciso i dati per poter rispondere proprio scientificamente a questa domanda. Ringrazio la dottoressa Forlani e il dottor Cipolla per la disponibilità.